della motovedetta della Guardia Costiera di Giulianova. Oggi Linea Verde è in Abruzzo, nella provincia di Teramo, una provincia che offre davvero tutto. Guardate alle mie spalle quanto è bello, il Gran Sasso innevato, circa 3000 metri, il Corno Grande, per poi scendere verso i Calanchi, ancora verso le dolci colline e poi il mare aperto di fronte a noi. E con me il presidente del parco marino Torre del Cerrano e anche il comandante della Guardia Costiera di Giulianova. Buongiorno, ecco il parco marino Torre del Cerrano, 37 chilometri quadrati di parco marino, 7 chilometri di costa, da dove a dove? Allora, noi comprendiamo le città di Pineto e Silvi con i suoi bellissimi borghi antichi di Mutignano e Silvi Alta, con una bellissima pineta di oltre 5 chilometri sul mare, e il parco marino di recente istituzione tutelerà la costa, le pinete e appunto il mare. Ecco, so che qui ci sono sette sorelle, le chiamano le sette sorelle blu perché ci sono sette punti bandiera blu. Che cosa significa intanto per il turismo dell'Abruzzo? Significa che l'intera costa teramana, da Martinsicuro fino a Silvi, è una zona bella, pulita, che tiene molto alla qualità delle acque e quindi ha avuto questo importante riconoscimento da parte dell'Unione Europea. Ecco, è davvero emozionante per me vedere le montagne innevate, penso anche per voi, anche se siete abituati, abitate qui, vivete qui, le montagne innevate, le colline e questo mare che oggi è calmissimo, sembra di essere in un lago. Comandante? Oggi è veramente una bella giornata, siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati, allora, io so che voi regolamentate la raccolta delle vongole e la pesca naturalmente in quest'area. Sì, diciamo che l'attività di prelievo delle vongole in mare è disciplinata, come tutta l'attività di pesca, da normative nazionali e comunitarie. La pesca delle vongole può essere esercitata nella fascia di mare compresa tra i 500 metri e le 3 miglia nautiche dalla costa. L'attività quindi della Guardia Costiera è quella di tutelare la risorsa ittica effettuando dei controlli nel rispetto della normativa vigente. Ecco, qua cosa si pesca? Che vongola si pesca? Perché siamo venuti qua apposta per capire. Beh, la pesca della vongola, noi vorremmo cercare di fare una certificazione del prodotto nelle aree vicine al parco, non all'interno del parco, che chiameremo la paparazza doc, tra virgolette. La paparazza doc. La paparazza del Cerrano, perché qui da noi la vongola si chiama paparazza, e quindi daremo una certificazione di processo, quindi del sistema di pesca e non di prodotto. Allora, le vongolare partono di mattina, presto, grazie quindi al comandante. Grazie presidente del parco, partono di mattina presto come sta facendo questa, va al largo, raccoglie le vongole per poi rientrare la sera. Io direi quindi di raggiungerla perché sono curiosa di sapere come si fa la raccolta delle vongole.